sono in 10, più giocati 2,34 Ragnar, 2,42 Ravel B. Parte con cautela Ragnar, parte piano anche Rondinaia Lung. Alla chiusura delle ali assume l'iniziativa Rocca Jet, che va a condurre nei confronti di Ramada. Rafael Nadal si accoda in terza posizione. Primi 200 metri percorsi in 14 scarsi, con la leader Rocca Jet che viaggia ad andatura notevole e percorre un quarto iniziale addirittura in 29 secchi. Ravel B ha puntato in avanti dalla seconda fila e si è sistemato in seconda posizione. La leader arriva ai 600 in 44,5. Andatura veramente super della Legendary Lower Key. Tiene a circa 30 metri Ravel B. Addirittura un minuto il giro di pista. Terza posizione Ramada a precedere Rafael Nadal. Prova dalle retrovie Ragnar, ma è ancora lontanissimo. 15,1 il primo chilometro. Ravel B si avvicina. Raggiunge Rocca Jet. Quanto manca ancora un giro alla conclusione. Ultima frazione in 17,5. Ragnar ha raggiunto Rafael Nadal in terza posizione. Ravel B muove al largo. Ravel B va su Rocca Jet, la coglie in crisi, sta passando Ravel B ai 600 conclusivi, è inseguito da Rafael Nadal e Ragnar. Ragnar adesso scende in seconda posizione e prova un inseguimento a Ravel B. Dalle retrovie si fa vedere Rolex Songi. Ravel B, Ragnar e Rolex Songi a 300 metri circa dalla conclusione. Torna in chiaro vantaggio il leader. Battute conclusive Ravel B, Ragnar e Rolex. Metri finali con Ravel B ed Eleanor Orlando Villani che bissano il successo dell'altro giorno. Al terzo finisce Rolex Songi per il vincitore. Questo Toss Out e Insomnia B, media di 1,18, parziali al contrario. Addirittura si è corso in 1,6 per gli ultimi 800 metri. Con Rocca Jet che ha fatto la corsa nel primo chilometro. Ne ha approfittato Ravel B, che poi si è difeso da Ragnar. Al terzo molto bene l'otto Rolex Songi. Per il vincitore 2,32 euro la quota del vincente.